prima della messa per tutta la comunità, e desidero questo per esprimere un pensiero che ho raccolto in questa immaginetta che immagino tutti hanno ricevuto, i ragazzi e le ragazze. Ecco, dico una parola su questa immaginetta che vorrei rimanesse come un ricordo per voi ragazzi e ragazze, anche come un impegno. Se voi guardate questa immaginetta, vedete che è un grande cielo azzurro dove c'è una festa di colori, una danza di queste girandole festose. Però quello che mi ha colpito di questo pittore è questo messaggio, che il cielo colora anche la terra. Vedete, le montagne sono azzurre come il cielo, e mi pare che questo sia un messaggio per dire che la grazia di Dio, la gloria di Dio, la gioia di Dio abitano sulla terra. Perciò io ritengo che i cristiani non devono essere come quelli che si lamentano di tutto, che tutto va male, che come è cattiva la gente, come è brutto il mondo, come talvolta sento dire dagli adulti. E se voi ragazzi trovate qualcuno qui, non ci sarà nessuno, naturalmente in un paese così bello, non ci sarà nessuno che si lamenta, no? Qui siete abituati a essere sempre contenti. Se però qualcuno per caso si dovesse lamentare che il mondo va male, che la gente è cattiva, voi ditegli: però il vescovo ha detto che la gloria di Dio riempie la terra, quindi forse quest'andazzo del lamentarsi sempre di tutto non è tanto cristiano. Perché poi se noi ci guardiamo intorno diciamo: beh, però qui guarda quanta brava gente c'è, e tutti questi cattivoni di cui parliamo non ci sono qua, quindi questa abitudine a lamentarsi è tutta sbagliata. Quindi questo è il primo messaggio che c'è in questo cielo che colora la terra. Naturalmente la gloria di Dio non è la parola magica che mette a posto le cose. La gloria di Dio che cos'è? La gloria di Dio è l'amore che rende capaci di amare. Ecco cos'è la gloria di Dio, cioè lo Spirito Santo. E perciò ecco che lo Spirito Santo veramente riempie la terra, perché non c'è sulla terra, questo ve lo posso assicurare, su tutta la terra non c'è un uomo, una donna, un bambino, un adulto che non sia amato da Dio, e amato in modo tale che tutti possono essere capaci di amare. Perciò che la terra è piena della gloria di Dio, non perché va tutto bene, anzi dobbiamo mettere mano ad aggiustare questa terra, però non perché siamo lamentosi e scoraggiati, ma perché siamo amati di un amore che ci rende capaci di amare. Questa è la prima cosa che volevo dire sull'immaginetta. E invece dietro ho scritto una preghiera in cui ho cercato di mettere le tre domande più importanti della vita, e quindi vorrei che le leggessero sempre i ragazzi, poi anche quando diventano grandi, e poi le risposte che ho cercato di tirar fuori dal Vangelo. Quindi domande importanti, risposte illuminanti, e vorrei chiedere a tutti i ragazzi e le ragazze di usare questa preghiera il giovedì. Ecco, la sera, tutte le sere bisogna pregare, però il giovedì sera vorrei invitare a pregare con questa preghiera. Quindi invito le catechiste, il Don Fabio, i genitori a ricordare, quando è giovedì, di usare questa preghiera. Non so, anche qui è un paese dove c'è un giovedì ogni settimana, no? Non è che avete cambiato per caso, ecco. Bene, allora il giovedì ogni settimana. Qualcuno mi chiede: perché proprio il giovedì? Ecco la grande domanda, molto intelligente. Però anch'io ho fatto i miei studi, quindi anch'io sono abbastanza intelligente, e la risposta è questa: il giovedì
perché il giovedì viene sempre dopo il mercoledì. Ecco qua, che, visto che sono intelligente, grazie, grazie. Però insomma in realtà è perché io dico questa roba a tutti i ragazzi che incontro, così quando uno prega il giovedì sera può pensare, io prego magari da solo qui nella mia casa, però tutti i ragazzi che hanno incontrato l'arcivescovo, anche loro al giovedì sera pregano, quindi questa è la ragione vera di sentirsi dentro una chiesa che prega come il vescovo ha suggerito. Ecco, allora vi ringrazio dell'attenzione, raccomando ai ragazzi di usare la preghiera e agli adulti di ricordarglielo, e adesso ci prepariamo per la messa.